Il signor Stone vorrebbe la colazione sulla schiena di un orso. Può organizzare la cosa, per favore? Prendila! Vedrò che cosa posso fare, signorina Penny. È tutto? Sì, un volo notturno sarebbe molto meglio. Fang, il coccodrillo di Jughead, odia volare di giorno. Penny, ho trovato il modo perfetto per lanciare il nuovo album. Sarà ospite in un reality show televisivo. Non penso che Jughead sarà d'accordo con... No, non parlavo con lei. Confermi quel volo. Grazie tante. La richiamo. Bob, aspetta. Ehi, Penny, ti ricordi di ordinare quei macaron per Fang? Certamente. Me ne occupo subito, Jughead. Il tuo album diventerà disco di platino e aspetta di scoprire com'è. Mi dispiace, signorina Penny, ma non può lasciare che il suo coccodrillo vaghi per l'hotel da solo. Mi scusi, signor Bourgeois. Pronto? Che cosa? Oh! Che cosa? Uh-huh. Che spazzatura! Grazie, signor sindaco. Vuoi che partecipi al Rocker cerca moglie? Quel programma non è per niente rock and roll. I miei fan non lo guarderanno mai. Lo guarderanno, Jughead. È così che funziona il marketing. Uh-huh. Neanche per sogno. Io sono un vero rocker, Bob. Mi dispiace tanto, signorina. Non c'è nessun orso disponibile. Andrebbe bene lo stesso un pony? Vero Mi piacerebbe essere ospite in un reality show, ma deve essere musica per le mie orecchie. Sai, di qualità. Sì, un pony va bene. Ah, può portare anche alcuni macaron, per favore? Grazie. No, non dicevo a lei, non si preoccupi, non ci saranno pony, solo un coccodrillo. Fattene una ragione, sarai ospite in quel programma, che ti piaccia o no. Ah sì, e come farai a costringermi? Abbiamo finito, Bob. Ma certo, questa è quella che chiamo un'idea rock and roll. Penny, sei la migliore, come farei senza di te? Mua! Benvenuti a Mettiti nei miei panni! Siamo in diretta con un nuovo episodio e il nostro ospite è l'unico inimitabile Jughead Stone! Rock and roll! Sì! È nei panni di un pasticcere! Yo, rockers! E ringraziamo Tom Dupin per averci ospitati nella sua pasticceria, la migliore di Parigi! Salve! Scusate, gradite dei croissant caldi? Non credo che sia stata una buona idea fargli girare il programma qui, tesoro. Sì che lo è stata, mamma. Jughead ha chiesto proprio di venire qui. Non pensi quanto sarà vantaggioso per la pasticceria? E papà diventerà immediatamente una celebrità. Beh, per essere una celebrità sembra molto nervoso. No, no. Hai la giusta energia, Jughead. Devi essere più delicato. In questo modo. Sta buono, Fang. Tutto bene, signorina Penny? Sì, sì, è che il programma è una mia idea e Jughead ha fiducia in me. Spero solo che vada tutto bene oggi.